Oggi prepariamo insieme la crosta alla Nutella, però con qualche trucchetto per farla restare morbida e cremosa. Per prima cosa ho preparato la pasta frolla di nonna Vincenza, ho unito in una ciotola le uova con lo zucchero, le ho lavorate bene e ho aggiunto anche il burro fuso e ho continuato a mescolare. Infine uniamo il lievito per dolci, la vanillina e la farina un po' alla volta. Lavoriamo l'impasto prima con un cucchiaio e poi con le mani fino a formare un panetto sodo che lasceremo riposare in frigo per 20 minuti. A questo punto stendiamo metà del panetto su un foglio di carta forno, lo trasferiamo in una teglia imburrata e infarinata da 24 cm, rifiliamo bene i bordi, aggiungiamo la nostra Nutella precedentemente scaldata a bagnomaria e decoriamo con la lessante frolla tagliata a strisce. Adesso il primo trucchetto, ovvero lasciamo riposare la nostra crostata 20-25 minuti in freezer. Poi la cuociamo per i primi 20 minuti ben coperta da carta forno e gli ultimi 10 senza nulla. Ecco pronta la nostra crostata alla Nutella, così rimarrà super super cremosa. Quindi mi raccomando, provatela e grazie ancora per seguirmi.